Mesi fa eravamo qui a leggere storie assurde che alcune nostre fanpage e anche altre persone in generale scrivevano su di noi online. Storie in cui io finivo in ospedale, Moriva. a volte morivo anche. Quindi immaginate oggi cosa succederà. Vediamo il disagio quanto sarà grande. Ciao Ciao. tempeste, benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vi dicevo prima, ascolteremo, leggeremo e voi ascolterete delle storie assurde che in questo caso è una nostra fanpage, ha scritto su di noi. Però siete davvero tanti e a caso ho scelto quella di una fanpage che si chiama Naki Our Life, se non sbaglio. Siamo qui, questa è la mia pagina Instagram, quindi se volete potete seguirmi, ma adesso cercheremo appunto qui la mia fanpage Naki Our Life. È anche la mia. Eccola, certo, Naki, siamo io e te, la nostra ship. Allora, guardate, ci sono un casino di capitoli. Andiamo al capitolo 1, vabbè, ovviamente Andiamoci. non ne leggiamo tutti e 21, insomma, No. no? Però comunque le leggiamo, ecco, qualcuno, uno, Questa è due. l'introduzione in pratica. In che senso l'introduzione? Capitolo 1, quindi spiega un po'. Non so, No. vediamo, magari parte e io sono già morta al primo capitolo, che ne sai? Può essere. Okay. Allora, Infatti c'è la faccia della non mostra. è vero! Quel giorno Nadia non era molto felice. Era appena stata licenziata, ecco, lo Vedi, è sapevo. partita proprio. Era appena stata licenziata dal suo lavoro e adesso si stava dirigendo a casa sua, a casa da sua madre. Drin. Nadia suona il campanello, la madre apre. Conversazione Nadia mamma. Nadia, MN sarebbe mamma di mamma di Nadia. Nadia, Ok. sì. Ehi No, Nadia, Mantova, no. Ehi Nadia, ciao, che ci fai qui? Non dovresti essere al lavoro? Sì, mamma, sono cioè. Se ne venuta qui per avessi parlare. uno. Giustamente. Sì, mamma, sono venuta qui per parlarti proprio di questo. È successo qualcosa di grave? No, no. Sì, mi hanno licenziata. Ma perché? Cos'è successo? Non ho capito bene. Ah, cioè, mi licenziano, io non so manco il perché, praticamente. Non ho capito Ah, cioè bene. l'hanno Sì, licenziata. va bene, ma ora dovrai impegnarti per trovare un nuovo Cioè, proprio lavoro. non si pone il problema del perché ti hanno licenziato. Troviamone un altro. In Certo. quest'Italia dove il lavoro abbonda, Sì, troviamo un ma altro lavoro. Ok. certo. Ti vedo un po' giù, perché non vai a farti un giro? Vabbè, Mi manda pure a quel paese, ma perché non comunque. ti vai a fare un giro? Ok, ottima idea, vado a prendere una boccata Ah, però d'aria. si è ripresa subito la ragazza dopo aver perso un posto di lavoro. A dopo allora, a dopo. Nadia esce di casa e va a fare un giro per la città. Arriva in centro e trova un negozio che vende jeans di tutti i tipi e Vai, colori. ora che non abbiamo un lavoro, possiamo permettercelo. I jeans. Sempre, anche da Sempre. disoccupato. Ok, allora decide di entrare per dare un'occhiata. Si mette a camminare per gli scaffali e si ritrova davanti alla cassa con un cartello attaccato. Cercasi commessa. Ah. Per maggiori informazioni contattateci qui. Ha messo anche la mail. Tutto jeans@gmail.com. Prendi nota che. Nadia continua il suo giro, comprò due jeans e tornò a Perché casa. dice tanto, mi prenderanno a fare la commessa, Beh, quindi. certo, già lo sapevo io. Si sedette sul divano con il suo computer e scrisse alla mail del negozio. Gli risposero quasi subito. Cavolo, stavamo lì Scusa, ma attaccati a no, quello che dico aspettare me, eh. io. Cioè, stavi lì al negozio, non potevi andare a parlare direttamente, che Vabbè, no, metterti a no. casa e Ma aspettare così. magari, aspetta, magari, cioè, in negozio Ah, c'erano c'era solo i una. commessi, non c'era Ok. il titolare. Ok. Gli risposero quasi subito, Perché da l'unica a sì, cercare quel posto, e le l'unica. fornirono tutte le info necessarie. Nadia riflette un attimo, e cosa dovevo riflettere comunque? E poi si decise e mandò il suo curriculum alla mail. Cioè, scusami, perché avrei scritto per poi fermarmi a riflettere? Non No, pensava, capisco. ma devo chiedere soldi o mi pagano direttamente in jeans? E quindi lì. Sì, questo era il primo capitolo. Speriamo che via. Ok, perfetto, Sì, continuiamo. Sì, dai, è continuiamo. interessante. Voglio Andiamo. vedere se riesco a prendere il lavoro. Ok, Nadia, dopo aver inviato il curriculum, va dalla madre per raccontarle tutto. Conversazione tra Nadia e sua madre. Drin. Inizia sempre con un campanello che suona. Cioè, tu ogni volta che chiami tua madre suoni, cioè Vabbè, che. oh, per Ok, farmi aprire, insomma, non è che dalla. vabbè. Ok. Ciao Nadia, entra, ti preparo un caffè, sì, grazie, con un cucchiaino di zucchero. Due, Due, sempre, Nadia, vabbè, no, sempre non due. poteva Vabbè, saperlo. comunque. Ok, ora lo so. Sì, grazie, vabbè, come mai sei tornata oggi? Mia madre che. Tua madre che vive nel mondo cioè nel mondo delle fiabe, come mai si torna? Ha dimenticato che ti hanno licenziata, che ti ha mandato a fare un giro, cioè ha dimenticato tutto tua madre. Come mai stai qua? Ma chi sei? Come mai sei tornata oggi? Perché ti volevo dire che ho inviato un curriculum ad un negozio che vende jeans di tutti i tipi. Di tutti i Di tipi è tutti i tipi. fondamentale. E sai che io ne vado matta.
Meno male, sono molto contenta. Ma ti hanno risposto? Mi hanno detto che ho tutti i requisiti adatti. Quali? Cioè, vorrei sapere quali requisiti avevi. Vabbè, amante dei jeans. Okay. E mi faranno sapere tra un paio di giorni. Ok, mamma, ora devo andare. Grazie per il caffè. Cioè, tu vai da tua madre solo per prendere il caffè e aggiornarla. Avrei potuto telefonare, sinceramente. Vabbè, comunque. Ok, va bene, ciao, ciao. Passano alcuni giorni e ancora il negozio non fa sapere niente. Finché una mattina Nadia si alza, prende il suo MacBook e controlla la mail. L'avevano presa! Alla fine ci abbiamo fatto. Forse era lì che non andava a vedere l'email. È quello che stavo pensando, che... esatto, bravo. L'avevano presa. Se tu non vai a vederla... E avrebbe iniziato il giorno stesso. Cioè la notte, magari l'ha vista la notte. Cacchio, domani la... Dalle 14.30 alle 20.30. Okay. E se io l'ho visto alle 14.25? L'avrei vista la sera, quando si No, se la vedevo alle 14.25... Ah, me ne facevi tardi al primo giorno. L'orario di chiusura del negozio, 20.30. A te è capitato fare tardi a scuola il primo giorno? A scuola il primo giorno, al lavoro il primo giorno. È capitato. Sempre da commessa. È andata bene. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Nadia si trucca, si fa una bellissima coda di cavallo e indossa una t-shirt nera con dei semplici jeans. Finalmente era pronta per andare al suo primo giorno di lavoro. Prende la macchina e con soli 20-30 minuti, col traffico vabbè, ci può stare alla grande, pure di più, comunque arriva. Ma perché ci facciamo il film sui 20-30 minuti? Ok. Arriva era al in negozio. Campagna forse il tuo negozio. Poteva essere in campagna, un negozio nel nulla. Ok. Vabbè. Arriva al negozio, arriva un addetto alle casse che le mostra il locale e la informa su tutto quello che doveva fare una cassiera. Ah, faccio la cassiera. No, io volevo fare l'addetto alle vendite. Allora, a un certo punto entra un uomo sulla trentina che chiede a Nadia un consiglio per un regalo da fare alla sua ragazza. Scusami, ma io non stavo alla cassa. Vabbè, comunque, vabbè, magari facciamo così e poi davanti alla cassa. Ok, scopriamolo. Cioè, di tutto a fare, in pratica. Vabbè, comunque si fa così, dice. Allora, a un certo punto entra. Nadia, alla vista di quel ragazzo, si accorge che le piace parecchio. Avevo detto, si accorge che l'ha parecchio. Buonasera, posso aiutarla? Già mi immagino, buonasera, posso aiutarla? Cioè, ok, sì, no, dai, smettila, faccio come cavolo mi pare. Sì, grazie, devo fare un regalo alla mia ragazza per il suo compleanno. Sono fidanzato. Ho girato molti negozi, ma non ho trovato... Ma per chi ne sei che sei tu? Scusami. Ho girato no, molti negozi... No, sono fidanzato il ragazzo, fidanzato, ti dice... Ma non ho trovato un regalo che le potesse piacere. Non si preoccupi. Allora, io le consiglierei questi modelli molto semplici, adatti a tutti. Fanno parte della promozione 3x2 e le abbiamo di tutti i colori, altrimenti abbiamo anche quelli della nuova collezione. Nadia non fa in tempo a finire il discorso che il ragazzo la interrompe. Vorrei questi tre e una giacca di jeans. Ma subito! Il cliente più facile del mondo, ma cioè, fantastico! Ok, perfetto! Nadia incarta e impacchetta i vestiti, il ragazzo paga e se ne va. Tutto nel giro di 30 Nadia, secondi. Cioè, non ti ha dato proprio speranza. Ma stai zitto, ragazzo. Vedremo come va a finire. Vedremo. Dopo altre volte che viene, Nadia si convince sempre di più che gli piace. Questo continua a venire, capito? Il ragazzo fidanzato. Ma okay. La ragazza è ricca, cioè lui è ricco e quindi vuole regalare. Ops, siamo noi due qui. Ok. Il giorno dopo Nadia non lavorava, quindi va a casa della sua migliore amica Silvia a raccontarle tutto. La sua amica era di Roma e quindi non ho capito come ho fatto, cioè sono andata da Foggia a Roma. Sì, no, nei 20 minuti che tu impiegavi per andare al negozio, davanti sei passata per Roma, quindi... Ma era scesa in Puglia per qualche giorno. Silvia, dimmi Nadia che hai? Mi sono innamorata. Io mi sono innamorata subito. Cioè, davvero, di chi? Come si chiama? Quanti anni ha? Dove abita? Gli piace la pizza? E il pandoro? Se mi fai rispondere magari ti posso dire anche come si chiama. Forse preferisce il panettone. Bleh, no, che schifo, quello è pieno di uvette e canditi. Calma, ora ti spiego. Nadia racconta tutto quello che è successo. Sì, infatti un po' d'ansia. Però so solo che si chiama Pasquale. Sei tu. Chi stava fidanzato? Aspetta, come con chi eri fidanzato? No, aspetta. Ma come faceva a sapere? Se lì stava X, stava così. Cioè, ma non stava Pasquale. Era venuto altre volte. E tu avevi chiesto. E probabilmente non è che adesso sarà lì a scrivere tutti i particolari. Allora dobbiamo cercarlo su tutti i social. Allora iniziano a stalkerarlo finché non scoprono il cognome. Quanti anni ha? E vedono che abita nello stesso quartiere di Nadia. Cioè, ti rendi conto? Cioè, abitava dietro casa mia, non me ne sono mai accorta. Beh, in effetti, noi comunque, sì. quando non ci conoscevamo, abitavamo nello stesso quartiere, ma pur non mai sapendo. Visto. Sì, non l'avevo mai visto. Comunque, vabbè. Quando Nadia al lavoro stava sistemando gli scaffali, entra Pasquale e le chiede se vuole un giorno prendere un caffè insieme a lui. Era fidanzato. Sì. Nadia arrossisce completamente, rimane 20 secondi a guardarlo negli occhi, paralizzata. Uno struzzo, così proprio. Si riprende e dice immediatamente di sì. Conversazione Nadia Pachi. Allora quando ci possiamo vedere? Pachi. Sì, Pachi.
Io Nadia. Qui lavoro fino all'1, poi ho una pausa fino alle 16, quindi magari possiamo vederci in quella pausa. Sì, è perfetto. Ma ok, tu ma quando? Pensato, vabbè, ma adesso non ne stiamo parlando. Magari non era una scusa quella della fidanzata perché voleva venire a vedere me nel negozio. Sì, compra 3 jeans e la giacca di jeans. Ne compra uno, scusa, imbecille. Ok, ma quando? Che ne dici di dopodomani? Mamma mia, come si fa a aspettare dopodomani? Domani, subito, ora. Perfetta, dopodomani allora. Poi chi la guarda, le fa l'occhiolino, le dice: chi ha detto che domani non passerò davanti al negozio? Si gira e se ne va. Che ne sai che domani non passo davanti al negozio? Sì, scusa, ma perché a questo punto non vederci domani? Sì, dopo in domani. Effetti non capisco. Vabbè. Cioè, un'andata a vuoto. Sì, vabbè. Si gira e se ne va, Nadia rimane sconvolta. Paki era fidanzato, ma allo stesso tempo lei lo amava. E voilà, il cuore non si comanda, insomma. E poi, vabbè, ma se poi sono sicura che io le dirò, fai che sia così, che io o me o lei, cioè, bello, ok. Ma tu sei appena entrata, cioè, una storia. Vabbè, se vuoi che uscire con me, magari certo, anni, io non sono, cioè, il ringrazio né l'amante di nessuno. E allora perché ci esci, scusami? E vabbè, così appunto per dirglielo. L'indomani alle 11 di mattina circa, Paki ripassa davanti al negozio, si affaccia e dice a Nadia: domani passa a prenderti alle 1:10. E se ne va. Il tu arrivi così, parli a mangiare insieme. Sì, arriva il gran giorno. Nadia aveva passato tutta la sera prima a pensare a cosa mettersi, questo è proprio da me. Sì. E quella mattina si era preparata a puntina per essere perfetta. Che poi dico, dopo 8 ore di lavoro, cioè, si immagina, infatti. Comunque, si reca al negozio, ma il suo pensiero era fisso su Paki. 13:10. Nadia esce dal lavoro e si mette ad aspettare Paki davanti al negozio. Eccolo, i due si avviano verso un bar di vicino. Conversazione. Ciao! Cioè, no, io che dico ciao! Cioè, anche lì ciao. La ragazzi, ciao è solo fra di noi, noi tempesti. Io non è che dico ciao alla gente. Ciao alla gente. Ah, dice ciao. Scherzata. Comunque non mi sono ancora presentata. Come? Scusa, cioè io sapevo il tuo nome, ma lui non sapeva il mio. Vabbè. Ma non mi aveva chiamato Nadia? Vabbè, comunque, vabbè. Fai misteri. Sono Nadia. Io Pasquale, ma puoi chiamarmi Paki. Ok, Paki. Vabbè, comunque, non si sa come avesse saputo il nome. Vabbè. Ti faccio una domanda, ma se sei fidanzato, perché mi hai invitato? Ah, io, brava, il genio. Ah, no, ha lasciato così. Dai, soltanto un altro capitolo e basta. Dai, un altro capitolo e basta al volo. Sì, altrimenti viene lunghissimo. Già sarà lunghissimo. Ok. Nadia, non te l'ho detto, io e la mia ragazza ci siamo lasciati perché lei mi sfruttava per avere regali. Lei pensa, Nadia pensa, e vai, cioè vai che ti sfruttava per avere regali. Ora posso sfruttarlo io, okay. Dici tu. No, ad esempio il regalo dell'altro giorno, non appena gliel'ho dato, lei ha detto che sono un poveraccio e che quel regalo costava troppo poco. Cioè, poverino. Ma con chi sei stato? Povero cucciolo. Non ce la faccio più, l'ho lasciato. Beh, Paki, hai pienamente ragione, hai fatto bene, credo, capisci, cioè. Capisci? Allora, Paki pensa, e poi ci sei tu, quanto è bella. Cioè, ma glielo dice questo. Proprio, fammi capire. No, no, è un pensiero pensa, di Paki, cioè. Ecco. Arrivano i caffè. Ma perché hai invitato proprio me? Ancora, domanda, cioè, ti sei fresh, ti ho invitato, basta, cioè. Perché sei molto simpatica e credo che potremmo diventare amici, no? Allora, qui una persona normale avrebbe fatto ok, ciao, oddio, me ne vado. Ti ha proprio snobbata. Simpatica, cioè, numero uno cosa. Nadia e Paki bevono i caffè, ma siccome mancano ancora 2 ore, decidono di andare a fare un giro in centro a comprare altra roba. Allora, Nadia, tu sei di Foggia? Sì, sono nata a Foggia, ho vissuto un anno a Roma. Ti ho chiesto solo se sei di Foggia, cioè non è che mi dici che ho vissuto a Roma. Ma poi sono tornata a Foggia, lavoravo come banchiera. Ma cioè non licenziato, ma la in banca è andata in rovina e ecco. E sono stata licenziata. Ah, quindi lo sa perché quindi è stata licenziata. No, le hanno spiegato dopo, a distanza di un mese. Vedi che è stata licenziata perché la banca. Ho trovato quel posto di lavoro e ho afferrato l'occasione, anche perché io adoro i jeans. Io lavoro in una palestra. Perfetto. Perché perfetto? Non capisco. Ah, vabbè, e ora che io torni al lavoro, ti riaccompagno io se vuoi, se ci tieni. Allora andiamo. Mamma mia. Dopo che gli ha detto che voleva essere amico. Esatto, brava. I due si rimettono in cammino e tornano al negozio. Nadia è felicissima e ringrazia Paki per la bella giornata. Il giorno dopo Paki torna al negozio. Mamma mia, ma ti sei un po' attaccato, un po' scusami, accosta, infatti. E porta un regalo a Nadia. Cioè, allora lui. Cioè, lui che è un fesso. Non è la ragazza che lo sfruttava, è lui che è un fesso. Speriamo che vi sia piaciuto. Io stavo continuando a parlare. In realtà è lei che scrive: speriamo che vi sia piaciuto, fatecelo sapere nei commenti. E ci è piaciuto tantissimo. Tanto, grazie, dai, mille, forse domani continueremo. Sì, dai, oppure bello, leggeremo anche quelle di altri. Fateci sapere
voi fateci sapere se vi è piaciuto questo video, se vi ha fatto divertire un po', se volete che continuiamo a leggere altre storie assurde, perché ce ne sono tantissime anche di altre pagine, di altre persone. Fatecelo sapere con un like, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su questo disagiatissimo canale. Seguitemi su Instagram, seguite anche lui su Instagram, che è Official Paghi, anzi ve lo faccio vedere così capite chi proprio dovete seguire. Chi è? Sì, eccolo qui, guardate, questo qui è lui, eccolo qui. Sì, sei tu. E seguite ovviamente anche me. Un bacione enorme. Ciao. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su questo disagiatissimo canale, in cui anche nelle storie inventate c'è disagio. Ciao. Here we go.